Belle regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi andremo a far glitch raga e ogni tanto, un paio di volte alla settimana, una volta alla settimana, da oggi in poi sarà così, ci sarà sempre qualche gameplay di mezzo. Quindi ragazzi, come ben sapete è uscito il nuovo Starfield, quindi noi che giochiamo da Xbox e ce l'abbiamo gratis con il Game Pass, non possiamo che non provarlo raga. Quindi non ci incischiamo e iniziamo subito questo nuovo gioco, un single player ragazzi, e dovrebbe essere anche abbastanza carino. Da come dicono in giro è un gioco molto particolare, quindi o sei diciamo un fan della saga oppure boh. Quindi raga, è la prima volta che giocherò a Starfield, mai giocato a Starfield, e vedremo com'è questo gioco. Iniziamo subito. Allora raga, intanto vi voglio già dire due cose che ho visto qualche video online. Non è tradotto, non ha la traduzione in italiano e questa è veramente una palla. E anche una palla le sirene che ci stanno. Vabbè, ma quelle sono dettagli. Allora, vediamo un po'. Mettiamo il microfono in una maniera che non mi fracassa la guardera. Tipo così. Allora, che cavolo di mappatura userò? Quella di COD, probabilmente. Che dovrebbe essere questa? Allora, premi un comando per iniziare, ok? Proviamo sto gioco. Allora, non dovrebbe neanche essere tanto intuitivo, diciamo. Ma vedremo. Allora. Sedia di merda. Ma raga, ma anche a voi queste cazzo di sedie dopo un annetto che ce l'avete girano per i cazzi. Fanculo. Allora, nuova carriera. Bethesda. Vediamo questi Bethesda diani che cazzo fanno, raga. Mai giocato a un gioco loro, mai giocato a Starfield. Vedremo. Data 7 maggio 2000. E sti cazzi. 2330. Avevamo posto minerario, Argos, non ce l'ho fatta a leggere. Vediamo un po'. Ci può fare menu di pausa? No. Già ho sbagliato, volevo modificare. Oxygen's good. Just do what you did last time and you're fine. Follow my one. La visuale non l'ho fatto. What's my one simple rule? Veramente raga, è un peccato che queste cazzo di cose non vengono tradotte. È veramente un peccato perché ti costringono a leggere la storia, non goderti il video. Dovevano fare una traduzione in italiano. Facciamo due test. Non sgrana più di tanto. Allora, come grafica non so se ho il settaggio del monitor sbagliato o su console non è che sia così il massimo, eh. Controlliamo se si può fare qualcosa. Opzioni, gioco, video, intensità pellicola, e questa è una cosa che non mi piace proprio a me, raga. Mettiamo a 0.10. Attiva sfocatura, movimento, non la voglio. Quella sensazione, motion blur, proprio no. Attiva profondità a campo, sì. Vediamo in questa maniera. Già guardate, è un'altra cosa raga. Cioè, è un altro gioco. Ok, così fa già meglio. Minimo di pellicola ci sta. Allora, salute massima. Devo andare. Capito? Andiamo, ti devo seguire o devo seguire io te? Cazzo stanno prendendo? I minerali.
Questa è la classica intro, raga, la classica intro dei giochi dove devi fare da un punto A a un punto B, come Hogwarts, anche Hogwarts Legacy è iniziato così. Perché non sono amante di questo tipo di intro io. Però se vogliamo andare a controllare invece i dettagli su console, pensavo meglio. Com'è? Mi posso armare? Ci armiamo? Possiamo fare un bordello poi? RT per sparare? Non c'è per mirare qua, si spara solo. Figo. Ok? E ora dove vado? Devo andare sicuramente da tutti quei cosini blu. Sicuro, eh? Raga, le stalattiti, le stalagmiti. Io l'ho vista davvero sta roba nelle esplorazioni. Sono bellissime. Ok. Ok. Ho le sensibilità un po' alte, forse. Non capisco. No. Neanche. Sono io proprio che gioco solo a GTA. E questo è un difetto. Ok. Come on. Come on. Come on. Cos'è sta roba? Però raga, bello, eh. Guarda le automazioni dei cingolati. Ma anche proprio il cingolato fatto in sé, cioè. Diciamo che devo essere sincero, graficamente parlando, non è molto dettagliato su console come su PC, però raga, bello, Figo. Andiamo avanti. Guarda che grotte. Guarda che bomba! Raga, io c'ho un video su YouTube dove questo minerale luminoso l'ho trovato davvero. Io l'ho trovato davvero questo cazzo di coso. Forse ve lo lascio anche in descrizione magari. Si chiama la Grotta Luminosa sul secondo canale, raga, è una cosa assurda. Cos'è sta roba, raga? Cos'è sta roba? Allora, usa la recinzione per frantumare i giacimenti di... Ah, devo prendermelo tutto questo? Diciamo che ho fatto un bel fail. Ok, vediamo un po'. Paura, raga. Figo. Forza, calma, hai perso i sensi, nessun danno fisico per quanto riguarda il cervello, vedremo. Sai chi sei? Nuova reclutata di Argos, ti dice nulla? Quello che vedi ti sembra familiare? Da quando ti ho detto di essere una femmina? Allora, registro personale. Ah, questi sono tutti quelli che posso essere. Allora, vediamo un po'.
No? Forse. Mai. No. Che cazzo è? Anna di Fast and Furious questo. Questa qua no. Nome giocatore? Dovina un po'. X. Never mind what it looks like. It's worth more. Hanno già rotto il cazzo tutti i video. Allora, raga, questa era la intro del gioco. Suppongo che da qua in poi iniziamo praticamente a giocare. Raga, le animazioni dei personaggi dell'intelligenza artificiale è pazzesco, eh. Cioè, le espressioni visive. Ho fatto una cosa, ho visto una cosa. Guarda. Cioè, raga, è fotonico, è fatto bene. Allora, capiamo. Ah, ma io giocavo in prima persona, ma c'è anche la terza. Vedi, già la terza persona, forse su Starfield. Allora, quando sei nei posti chiusi, sicuramente è meglio stare in prima, perché è dinamica, vedo. Non c'è fissa. Cosa ho visto? Salti con Y. Che cazzo di comandi c'ha Starfield, raga? Vabbè. E niente. L'animazione non si può fare. Posso fare così. Posso fare questo. Raga, sembra un film comunque, eh? Guardate che bomba, cioè il gioco in sé sembra un film. Guardate che posto, siamo sulla luna, sullo spazio. Oh. Devo parlare con te. Oh. Fatti parlare. Oh. Ah, devi fermarti. Mi dice che devo parlare con te. Fammi parlare con te. Ora mi sembra logico. Ora che mi sto girando la sigaretta, figurati se non mi rompo il cazzo. Dente da gire, ma sempre così su ste cose. Un viaggio niente male, sto bene, non c'è nient'altro da discutere. E tu come fai a saperlo? Cazzo, è caduto qualcosa. Devo farlo spararci a questo? Che devo fare? Che me li vedo tutti in posizione, questi stronzi. Ma scusa! Scusa! Ma io non capisco, non posso mirare! Pirata! Prendi! Ma io luto! Oh! Ma non c'è modo! Ma la cosa che non mi dà fastidio, non posso mirare. Non ha una mira. La tua salute è bassa, usa un medikit premendo freccia di cazzo. Oh. Ah, si ferma il gioco. Come fai? Oh! Figlio di puttana! Allora, devo capire una cosa. Che quello mi ha rotto il cazzo. No.
Come cazzo si fa a saltare così? Non prende, è troppo distante. Tu ti rendi conto? Muori. Ok, Y per saltare, raga, è una cosa che non ho mai capito. Questa è buona, eh. Questa è buona, la voglio, eh. Come si faceva? Minchia, questa fa danno di brutto, raga. Valore. Proviamo questa. Oh, Y per saltare, bruttissimo. E così un'altra cosa, così posso anche mirare. Questo me lo porto a casa, Alessi. Guarda quanta roba che lasciano. Guarda. Munizioni, robe, prendiamo tutto. Tic. Wow. Raga, ma guardate, sembra morbido davvero quel tubo. Cos'è sta roba? Raga, è fatto bene. Ma guarda quanto cazzo è dettagliato. Pinza idraulica alla torretta, così poi la spacchiamo e addosso a qualcuno. Il casco spaziale, ma è rotto. Vabbè, io lo prendo. Medikit, scatola di terra. Io piglio tutto, raga. Magari vi può servire poi. Un cuscino? Cos'è? Pff, raga, ma guarda che figo. E niente, ragazzi, io a questo punto vi saluterei. Ci fermiamo qua e riprenderemo poi in settimana con un altro video gameplay. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se vi piacciono questi contenuti durante la settimana, magari per spezzare un pochettino la GTA. E niente, ragazzi, alla prossima. Sbada bam.